Cari amici, buongiorno. Oggi è lunedì 28 gennaio e inizia l'ultima settimana del mese invernale più lungo. Non voglio dire con questo che la primavera è alle porte, però almeno sapere che gennaio è quasi finito, come dire, mi rincuoro un po'. Sapevate che Carlo Magno, il re dei Franchi prima e dei Longobardi poi, e infine per imperatore del Sacro Romano Impero, nel 1166 fu canonizzato? Ebbene, oggi, 28 gennaio, la Chiesa festeggia tra gli altri San Carlo Magno. E quindi tanti tanti auguri a tutti i Carli e le Carle. Oggi si ricorda anche però un avvenimento tragico nella storia della conquista dello spazio. Il 28 gennaio 1986 lo Space Shuttle Challenger esplode in volo durante la fase di decollo, provocando la morte dei 7 astronauti che erano a bordo. Per quanto riguarda compleanni e ricorrenze, oggi compie 58 anni l'ex presidente della Repubblica Francese Sarkozy, avvocato, inquilino dell'Eliseo dal 2007 al 2012. E da un ex presidente francese passiamo a un capitano italiano. Oggi compie 35 anni il portierone della Juventus e della nazionale, capitano della nazionale, Gianluigi Buffon, nato a Carrara il 28 gennaio del 78. Anche a lui, tanti tanti auguri. Ieri, che era il 27 gennaio, si celebrava per il 13° anno consecutivo la giornata della memoria, con una serie di manifestazioni, incontri e dibattiti in tutta Italia che proseguirà ancora per alcuni giorni. In questo contesto, oggi all'Archivio di Stato di Firenze ci sarà un incontro con letture di documenti sulle leggi razziali, così per non dimenticare. Noi ci vediamo più tardi a mezzogiorno per i quotidiani consigli su come spendere bene.